di riformulazione. A valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dell'autonomia delle università statali, iniziative normative sul controllo della contribuzione studentesca alle università statali, stabilendo un'area di reddito entro cui lo studente sia esente dal pagamento della contribuzione, fascia no tax, per tutti gli studenti con ISEE al di sotto di una determinata soglia, garantendo al tempo stesso un adeguato ristoro delle minori entrate delle università. Secondo punto favorevole. Terzo punto favorevole con riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e poi resta invariato. Al quarto punto favorevole. Quinto punto contrario. Mozione a prima firma onorevole Centemero. Primo punto dispositivo finale favorevole. Secondo punto favorevole con riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. Mozione a prima firma onorevole Borghesi. Unico punto del dispositivo favorevole con riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. Mozione a prima firma onorevole Brignone. Primo punto favorevole con riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Secondo punto favorevole, sempre con identica riformulazione, dopo le parole ad assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. Mozione a prima firma onorevole Marzano. Primo punto favorevole, secondo punto favorevole. Mozione a prima firma onorevole Pannarale. Vi è una richiesta su tutti i punti, dalla A alla J, di aggiungere in fondo ad ogni dispositivo finale le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. Su tutti i punti, tranne il punto G, che è favorevole con una riformulazione che leggo. A valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dell'autonomia delle università statali, iniziative normative sul controllo della contribuzione studentesca, stabilendo un'area di reddito entro cui lo studente sia esente dal pagamento della contribuzione, fascia no tax, per tutti gli studenti con ISEE al di sotto di una determinata soglia, garantendo al tempo stesso un adeguato ristoro delle minori entrate delle università. Mozione a prima firma onorevole Rampelli. Primo punto favorevole con riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. Secondo punto favorevole. Terzo punto favorevole con riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Quarto punto favorevole, sempre con identica riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e impegni ad altri settori. Quinto punto favorevole con riformulazione. Dopo ad adottare, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. E idem sul punto sesto, l'ultimo punto, favorevole con riformulazione dopo le parole ad assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Mozione a prima firma onorevole Ghizzoni. Primo punto favorevole con proposta di riformulazione. Dopo le parole ad assumere, aggiungere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni ad altri settori. Gli altri punti della mozione a prima firma Ghizzoni sono tutti favorevoli. La mozione a prima firma onorevole Palese. Primo punto favorevole con l'aggiunta. Con l'aggiunta in fondo della frase compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. Il secondo punto, la riformulazione è favorevole, il parere con la seguente riformulazione. A valutare l'opportunità di assumere iniziative per rivedere i criteri di assegnazione del Fondo nazionale per il diritto allo studio, ispirandosi a quanto già previsto dal Decreto legislativo 68 del 2012,
al fine di darne piena attuazione. Il terzo punto è contrario. Il quarto punto è favorevole con riformulazione, con l'aggiunta finale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli impegni in altri settori. L'ultimo punto, il quinto punto, è favorevole. Grazie, sottosegretario. Come ora passiamo alle dichiarazioni di voto, il primo scritto a parlare è il deputato Pino Pisicchio. Prego, onorevole. Grazie, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo. I dati del declino dell'Università italiana sono stati ampiamente offerti all'attenzione di questa Assemblea dalle mozioni di tutti i colleghi che hanno quest'oggi proposto alla nostra attenzione una serie di riflessioni. Sono mozioni che raccolgono anche le inquietanti statistiche pubblicate dal gruppo di lavoro del professor Viesti nel libro Università in declino, uscito ad aprile, ma per chi intendesse approfondire sono disponibili anche il 18° rapporto di Alma Laurea e le sintesi di Istat, di Svimez,